Ciao ragazzi, mamma mia che pesantezza sui social, mamma mia. Io ogni volta che la Juve fa una partita del genere stacco, perché ve lo dico, vi faccio il video qui, ma non commento più neanche, non entro più nei social perché c'è tanta gente che veramente la Juve non merita di tifare Juve, non merita di tifare Juve. Buona. Cioè c'è gente ormai che ha un fyword con i commenti da scrivere sui vari social, no? Allegri vattene, squadra da rifare. E poi basta un mezzo passo falso, copia, incolla. Basta, boh, basta. Loro è così, cioè, boh. Ragazzi, allora, la partita è andata male alla fine, perché comunque hai perso con lo Young Boys. È una partita che alla fine non conta un cazzo, perché tu, il Valencia, ha battuto il United e tu sapevi che Valencia stava battendo lo United. Non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che si può essere anche capibile. Allora, io si presenta in un campo al limite della parte calcabilità, sintetico scrauso, perché non è un sintetico normale, sintetico scrauso. Ti presenti, campo ghiacciato, oltre al ghiaccio ci hanno buttato l'acqua. Sembrava di vedere hockey o pattinaggio sul ghiaccio, una roba del genere. Dopo 2 minuti si fa male Cuadrado e tu sei consapevole che si è fatto male per il terreno, perché Cuadrado si è fatto male per il terreno. Ha avuto 3 palle gol Ronaldo davanti alla porta, non le ha segnate. Chiaro che poi la Juve non voleva rischiare, ha saputo che il Valencia era in vantaggio e sbagliando ha cercato di non farsi male, di non forzare. Mi sembra una roba abbastanza così, cioè non mi sembra una roba. In più, l'arbitro si è inventato il rigore, perché il rigore che danno lo Young Boys non esiste sulla faccia della terra, un rigore del genere. Non esiste, il fallo è quello dello Young Boys che butta giù Alessandro, che poi ovviamente cadendo si aggrappa, ma è normale, ma non è mai rigore, ma è dal rigore. E lo Young Boys si trova in vantaggio, e vabbè. 3.000 palle gol anche nella ripresa non riesce a trovare la via della rete, anche perché lo Young Boys si sono difesi tutti in 11, e quindi alla fine fai fatica. Intanto a Valencia è venuto fuori il 2-0. Allegri tira via anche Pjanic per mettere Emre Can, ma non credo che sia una mossa per cambiare la partita. Credo che sia stata semplicemente una mossa pre-derby, sapendo appunto quello che stiamo dicendo, cioè che Valencia vinceva 2-0. E poi alla fine è arrivato la magia di Dybala sul 2-1 e la magia di Dybala per il 2-2, che l'arbitro annulla. Annulla per me, io devo rivederlo bene, perché intanto non sono convinto che Ronaldo sia molto oltre alla linea. Devo vedere la linea come è tracciata, perché comunque bisogna sempre vedere il discorso dei piedi. Detto questo, comunque il portiere il pallone di Dybala l'ha visto, quindi boh. Cioè, boh, perlomeno un dubbio. Detto ciò, manca un rigore solare su un rigore solare su Ronaldo, che è pazzesco. Ronaldo stava colpendo di testa, l'ha spinto con 2 mani. E vabbè, dai, è andata così sta partita, va bene così, meglio perdere queste che perdere partite importanti, diciamo. Questa è una partita che non contava assolutamente nulla e l'hai persa, dà fastidio perché perdi con una squadra nettamente più scarsa di te, perché lo Young Boys è nettamente più scarso di te. Ma va bene, insomma, ripeto, meglio perdere queste che perdere partite più avanti, più importanti, più difficili. E va bene, insomma, lo Young Boys ha salvato la stagione con questo risultato, ma noi approdiamo agli ottavi da primi. Ecco, questa cosa è da ricordare a tutti quelli che magari hanno il coraggio, dopo le figure di merda di ieri, magari di parlare del pareggio della sconfitta della Juve di oggi, che onestamente è una sconfitta nettamente ininfluente. Chi capisce di calcio sa che questa partita è una partita difficilmente giudicabile anche per il terreno e che comunque, come ho detto, influenzata dal risultato positivo che veniva da Valencia. Sbagliando, perché secondo me la Juve non doveva fare questi calcoli. Però, visto che siamo in un periodo di partite molto complicate, Milan, Fiorentina, Inter, sabato c'è il derby, ci sarà la Roma, ci sarà l'Atalanta, ci sarà la Sampdoria, insomma, partite che tu sai che sono difficili, che possono valere tanto, secondo me un minimo di non voglio rischiare, ce l'hai, e chi dice di no è incoerente e non sa quello che dice. Perché alla fine è così, tu sai che lo Yambo probabilmente c'è stata anche un po' di superficialità, sicuramente c'è stata anche una sottovalutazione dell'avversario, ci stanno tutte queste cose. Quando non entri bene in partita poi è difficile entrarci dopo. Tutte cose che ci stanno, ma alla fine l'importante credo che era ottenere il risultato massimo col minimo sforzo e l'ha ottenuto, cioè passare come primo. Peccato per l'infortunio di Cuadrado, ecco, la vera notizia brutta è questa, perché l'infortunio di Cuadrado
chiaramente tira via un cambio, che questo sicuramente potrà, spero non peserà sabato. Tra l'altro poi due gol presi su ingenuità tua, e poi come sempre, insomma, Douglas Costa che si inventa un orizzontale da elementari come primo, sul primo gol, poi sul rigore comunque inventato, e sul secondo l'ingenuità di Bentancur che sbaglia un pallone che non doveva sbagliare, ma tra l'altro Bentancur ha anche giocato bene, per difenderlo io voglio dire, però comunque, cioè, fatto un errore, ci sta, voglio dire, ma ci sta tutto, queste sono le partite da Champions, in genere da fine girone. Da fine girone, alla fine sei primo e va bene così. Secondo me, io voglio aspettare le parole di Allegri, perché Allegri è molto critico quando le cose non vanno bene e invece è molto calcolatore in certi altri momenti, forse anche troppo. E sono convinto che dirà, cercherà di distendere il clima proprio perché. Cioè, ripeto, io accendo oggi social, è allucinante. Cioè, sembra che io stia leggendo di una squadra che è uscita dalla Champions stasera, è quarta in campionato. E ha perso la partita di Europa League contro il Dudelange, cioè c'è chi sta molto peggio, credo, voglio dire, ma anche in Europa. Il Real Madrid oggi ha perso 3-0 in casa col Ceska. Insomma, ragazzi, calma, calma e sangue freddo, sono partite che in Champions possono capitare, punto. Tutto qua, ragazzi, chiudo qua il video, alla fine niente allarmismi, state tranquilli. Tra l'altro mi piace perché, cioè, ieri sera il PSG ha fatto cagare con il Belgrado, ha vinto 4-1, quindi vuol dire proprio essere schiavi del risultato, non c'è un cazzo da fare, ragazzi, non c'è un cazzo da fare. Cioè, voi, cioè, ci si fissa solo al risultato, non si guarda come vengono fuori le partite, non si guarda più niente. Allora, ecco, cioè, io l'ho detto, guardate con l'Empoli, lui ha fatto una partita perfetta, perfetta, è finita 2-1, cazzo, non si può soffrire così con l'Empoli, l'Empoli ha fatto un tiro, casuale tra l'altro. Cazzo, giochi con la Fiorentina, giochi una partita brutta, perché alla fine la Juve si è allungata troppo, troppo, palla all'altra, palle di qua, palle di là, finisce 3-0 perché tu sei più bravo a buttarla dentro che Juve. Perché? Perché è finita 3-0. Cioè, ieri si è esaltato il PSG che ha fatto una partita di merda che ha giocato con la Stella Rossa. Giocava con un'altra squadra, probabilmente le prendeva, però che PSG. Ha vinto 4-1, che PSG. Vabbè, ragazzi, va, lasciamo perdere. Siamo primi nel girone ed è la cosa che conta più di ogni altra cosa. Qualcun altro dovrà aspettare i sorteggi di Europa League, noi lunedì ci guardiamo quelli di Champions. Quindi poche chiacchiere, siamo gli ottavi, siamo primi. Questa è la cosa che conta. Diciamoci la verità, noi dovevamo essere primi già prima di questa partita perché non dovevamo perdere in casa con lo United. Boh. E diciamo che la sorte ci ha riequilibrato le cose, perdendo l'ultima che non serviva più a niente, parliamoci chiaro. Va bene, preferisco perdere ste partite che oggettivamente perderne altre. Non sono arrabbiato per la partita, sono un po' innervosito per come ci hanno dato quel rigore contro e non ci hanno dato quel rigore a favore. E ho dei dubbi sul gol del 2-2. Per il resto, però, ripeto, il risultato per me va bene. Per me va bene. Non mi lamento, non critico, non dico niente. Cioè, va bene così. Mi va bene così. Adesso mi va bene così. Poi vedremo. Insomma. Adesso testa al Torino perché quella è una partita che è fondamentale portare a casa i 3 punti. Lì è fondamentale. Qui non lo è stato e quindi va bene così. Ciao ragazzi.